acquisti di Temu e questa volta vi faccio vedere appunto i trucchi e gli accessori sempre sui trucchi. E vi faccio vedere subito questo che è un porta rossetti, io ne ho già uno, praticamente identico, e pagato veramente poco. E qua ci metterò tutti i miei rossetti che non so dove mettere, non mi ricordo quanti posti sono, 3, 6, 9. 12, 15, 16, dovrebbe essere 16. Metterò di fianco a quello che ho già, tanto sono un po', sono fatti apposta per essere messi vicini. Poi ho altri due portatrucchi e ve li faccio vedere, vi metto il video. Sono bellissimi anche quelli, il portapennelli e il portatrucchi con i cassetti. L'ho visto tantissime volte su Shein, su Vova, anche c'erano un po' tutti. E alla fine l'ho preso su Temu, così non ho dovuto aspettare troppo. Poi vi faccio vedere i prodotti occhi. E ho preso una matita eyeliner di questo bellissimo blu, e bello, sembra un po' metallizzato. E ho preso questa invece matita bianca che si sta smontando praticamente, che dovrebbe essere un bianco luminoso, vedete? Sembra che abbia anche dei riflessi azzurrini. Non so, mi ispirava. E ci sono dei dupe veramente incredibili, dupe di prodotti cinesi o insomma, dopo vi faccio vedere. Poi ho preso questo duo di ombretti. Si apre, eccolo qua. Questo mi fa un po' paura perché è veramente pieno di glitter. Pieno pieno di glitter, secondo me ci vuole una colla, se no si fa un gran pasticcio. Però guardate che colore. Sono glitter grossi, però vedete, sono proprio glitter che vanno secondo me appiccicati, attaccati con la colla. Non so, mi ha incuriosito. Poi ho preso una palettina troppo carina, soprattutto per il packaging, guardate che carina, è una rosa praticamente. Questi sono i quattro ombretti. L'ho regalato alla mia amica e le piace tantissimo. Infatti adesso la usa tutti i giorni per fare un trucco proprio neutro, insomma, nude. Proprio carina. Poi ancora per gli occhi quest'altra palettina che mi ricordava un po' quelle di Orbex Stage, vedete? Con i 9 ombretti, piccolina. Non so. Devo provarla. Però è troppo carina. Un giorno proverò tutte queste cose.
Poi questo qui invece è un eyeliner che praticamente mi si sta smontando. Sembra un rossetto, in realtà è un eyeliner. Questo bellissimo colore fucsia. Sembrava un rossetto, invece non lo è. Comunque, insomma, boh, è incuriosito anche questo, un eyeliner di questo colore particolare. Poi ho preso questi adesivi a forma di mezzaluna per, in teoria, per riuscire a fare bene qui la riga di eyeliner, oppure insomma con gli ombretti. Non lo so, secondo me penso che su di me non andranno bene neanche questi, così come non funziona questo, che dovrebbe servire appunto per fare l'eyeliner in modo più preciso, anche per il contorno labbra, insomma. Io ho provato ma non sono riuscita assolutamente. Cioè, con l'eyeliner mi viene fuori un pasticcio, uno scarabocchio, quindi boh, non so. Vedrò di approfondire la conoscenza di questo aggeggio, magari riuscirò a capirlo e farlo funzionare. Ti faccio vedere questa crema. Guardate se non sembrano le scatole di Florasis. Io ho mostrato le cose che ci sono su quel sito, che sono strabelle. Quindi fanno i dupe di prodotti di Florasis. Questa qui è una crema viso. Bellissima come packaging, guardate che roba. Con l'applicatore così, che sta su magnetico, che è un uccello, pavone forse. Quindi questo qua è una spatolina che si usa per prendere la crema. Però ecco, purtroppo la crema ha un odore terribile. A parte che guardate che consistenza che ha, sembra mascarpone, non so. Ha un odore terribile. Non so se è andata male. Sembra un odore chimico forte, insomma, non lo so, non so. Credo che non avrò il coraggio di utilizzarla, a meno che non senta qualcuno che dice che è lo stesso odore, anche la sua, perché è terribile. Però il packaging è bellissimo, quindi se anche tolgo la crema, lo lavo bene, poi ci posso mettere qualche altra cosa di mio, insomma. Però è carino, il packaging è troppo bello, voi sapete che io sono sensibile ai packaging troppo belli. E comunque parliamo sempre di cose che hanno un costo veramente contenuto. Poi rossetti ne ho un po', lascio per ultime le due chicche. Ho preso questo portachiavi in forma di orsetto. Guardate che carino. E questo è praticamente un gloss, ma c'è anche il pennellino, proprio è fatto così. È tipo un gloss colorato. Sembra quasi un rossetto liquido. Anche qui l'odore è, insomma, un po' chimico. Però è veramente carino come orsetto. È troppo carina, forse appunto loro dicono che è un rossetto liquido. Lip tinto forse. Infatti pensavo che fosse semplicemente un lucidalabbra, invece no. Poi ho preso questo perché guardate se non somiglia a quelli di Pat McGrath con le labbra. Certo, questo è molto leggero. Il colore, questo qui, è quello che sto indossando adesso. Rossetto molto morbido, quasi un balsamo labbra colorato, cioè proprio morbido sulle labbra. Il colore anche non è male. Poi vi faccio vedere questo rossetto liquido metal.
un colore troppo bello. Ecco, questo è il fucsia, ma che tende più al viola. Che qua, insomma. Certo, se siete di quelli che acquistano prodotti sicuri, naturali, no, questi non fanno per voi, di sicuro. Guardate che bello il colore. Anche questi riflessi azzurrini. Questo è proprio metal. È proprio carino. Sì, se siete attenti agli inci, agli ingredienti, ai prodotti naturali, secondo me questi qui non fanno per voi. Io vabbè, tanto so che non è che li uso tutti i giorni, quindi per quella volta ogni tanto sicuramente non mi possono fare così male. Poi ho preso questo qua invece. Secondo me come idea vuole un po' ricordare i rossetti, quelli Louboutin, che hanno la catenella, sono fatti, diciamo che questo è ben diverso, però secondo me l'idea è un po' quella lì. E questo rossetto sembra un colore assurdo, sembra nero, invece è rosso. Anzi, quasi aranciato, arancione. Non c'entra niente con questo colore. Boh, è un mistero. È molto leggero, come non è pesante. Questa è proprio plastica leggera. Diciamo, fa la sua scena a vederlo, però si capisce che, insomma, non è di grande valore. Poi questo. Sempre un rossetto. Vedete le scatoline che sembrano quelle di Florasis? E guardate questo. Questo veramente è il mio, devo dire che è il mio preferito tra tutte le cose che ho preso di make-up. Guardate quanto è bello questo rossetto. Devo dire che è anche abbastanza pesante. Sente che è metallo. Questo è proprio bello. Colore questo. Non è facile a volte capire i colori sul sito. È piuttosto marrone, quindi non è proprio di quelli che utilizzo di solito. Però insomma, credo che in questo caso il packaging è la cosa più interessante. Bellissimo. Poi questo qui, questo qui è proprio plastica leggera, pensavo fosse un pochino più pesante, invece questo è proprio leggerino, è plastica, insomma non è chissà che, questo è il colore, questo sembra, vedete, sembra arancione, sì, è un po' più rosso di questo, un po' meno arancione, diciamo che è un rosso vivace. E perché sui colori non c'è tantissima scelta, cioè ho fatto un po' fatica a capire insomma quali colori prendere. Ultimo. Anche questo è bellissimo, guardate che bello. Questo è abbastanza leggero, è plastica, però è molto bello. Colore questo, più o meno sono tutti sul rosso, qui anche dei glitter. Questa lavorazione sullo stick, vediamo, sempre uguali i colori. Sì, sempre rosso, somiglia a questo. Somiglia a questo. Tutti i rossi li ho presi, che di solito non è che uso tanto, però è proprio carino, veramente bello. Cioè, queste sono cose poi da lasciare, da vedere, da lasciare esposte, che non hanno, appunto, non hanno un valore, valgono veramente poco, però sono cose carine, soprattutto appunto per chi è appassionato, va un po' alla ricerca magari dei
dei packaging particolari. Secondo me, cioè, con poco riesce a prendere delle cosine veramente simpatiche, belle. E ora vi faccio vedere queste due cose, sempre che sono dei set di rossetti che sono bellissimi. Praticamente sono, allora, questo qui è una borsa, guardate, c'è qui la sua catenella, si può usare come borsetta. Guardate che carina, tutta scintillante. Qui ci sono tre rossetti, vi faccio vedere questo. Adesso non faccio gli swatches anche di questi, se no ci mettiamo 2 anni. Però insomma, vi faccio vedere giusto più o meno come sono i colori. E qui si poteva scegliere, c'erano diversi colori. Sì, praticamente si schiaccia ed esce rossetto. E questo sembra che più o meno sono simili. Sono sempre sul marrone, rosso marrone. Comunque, guardate che carina. Anche questa proprio da tenere in vista. E c'è la sua catenella da mettere qui come una borsetta. Poi vi faccio vedere questo che secondo me è ancora più bello. Anche qui c'è la sua catenella. Guardate che roba. Anche questa è una borsetta. Questi sono belli pesanti e qua ci sono quattro rossetti. Vediamo se non mi... ecco. Voglio vedere questo sul marrone. Non voglio fare danni. Questo. Sono tutti sul rosso marrone, mattone. Sembra più rosso degli altri. Questo invece è più chiaro. Questo mi sembra che sia un balsamo labbra. Però veramente è una cosa troppo carina. Troppo carina. Questo appunto si mette la catenella. Sono delle cose, no? Delle chicche, delle cosine un po' particolari. Bene, vi ho mostrato tutto. Sicuramente prossimamente vedrete altri video su Temu con altre cose che ho acquistato, che acquisterò, insomma, mi piace troppo. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!